Cosa è lei fascite plantare? La fascite plantare è una condizione comune che causa dolore al tallone e alla parte inferiore del piede. Che si verifica quando la fascia plantare, una spessa banda di tessuto che attraversa la parte inferiore del piede e collega l'osso del tallone alle dita, si infiamma o si irrita. Quali sono le cause? Sovraccarico. L'eccessiva attività di correre, camminare o stare in piedi per lunghi periodi può sollecitare eccessivamente la fascia plantare. Tensione dei muscoli del polpaccio. Questo può portare a una limitata flessibilità del tendine d'Achille, che a sua volta affatica la fascia plantare. Sovrappeso. Il peso in eccesso può infatti causare una eccessiva pressione sui piedi. Calzature errate. Le scarpe senza un adeguato supporto dell'arco plantare o un'adeguata ammortizzazione possono aggravare il problema. La fascite plantare provoca un dolore acuto e lancinante, di solito vicino al tallone. Il dolore è spesso peggiore al mattino quando si muovono i primi passi o dopo essere stati seduti a lungo e può peggiorare dopo essere stati in piedi, aver camminato o aver fatto esercizio fisico per un periodo prolungato. Come fare diagnosi? La diagnosi è generalmente molto facile e richiede solo una visita per valutare l'allineamento del piede e ricercarne i punti dolorosi alla palpazione. La radiografia è più che sufficiente nella maggior parte dei casi, riservando la risonanza magnetica ai pazienti che abbiano dolore da almeno 3 mesi, oppure in tutti quei casi non responsivi al trattamento con antidolorifici, fisioterapia e stretching. È bene considerare un consulto con uno specialista. In particolare per escludere che il dolore non sia invece causato da un problema alla schiena o sia associato ad una patologia reumatica. Come posso ridurre il dolore? 1. Riposo e ghiaccio per ridurre l'infiammazione. 2. Esercizi di stretching per i muscoli del polpaccio e della fascia plantare. Scoprite come eseguirli correttamente attraverso il link che troverete nella descrizione. 3. Anche la fisioterapia è molto utile, come ad esempio le onde d'urto extracorporee. 4. Farmaci antinfiammatori. 5. Calzature adeguate con un buon supporto per l'arco plantare o ortesi personalizzate. 6. Evitare di camminare a piedi nudi o di indossare scarpe basse è una parte importante della gestione della fascite plantare. Camminare a piedi nudi o con scarpe basse, come infradito, ballerine o scarpe con un'ammortizzazione minima, non fornisce un adeguato supporto all'arco plantare. Senza un sostegno adeguato, si esercita una maggiore pressione sul tallone e sulla parte inferiore del piede, dove si trova la fascia plantare. Quali scarpe dovrei indossare allora? Per gestire la fascite plantare, è necessario scegliere scarpe che offrano un eccellente supporto dell'arco plantare, ammortizzazione e stabilità. Le caratteristiche principali da ricercare nelle scarpe sono: 1. Buon supporto all'arco plantare. Le scarpe devono sostenere l'arco plantare naturale per evitare l'iperpronazione, rotazione del piede verso l'interno, o lo stress eccessivo sulla fascia plantare. 2. Suola ammortizzata. Un'intersuola ben ammortizzata aiuta ad assorbire gli urti e a ridurre l'impatto sul tallone e sul piede, fornendo sollievo dal dolore. 3. Talloniera solida. La parte posteriore della scarpa, contrafforte del tallone, deve essere solida per tenere il tallone in posizione e impedire movimenti inutili che possono aggravare la fascia. 4. Leggero rialzo del tallone. Le scarpe con un leggero innalzamento del tallone, circa 1 o 2 cm, possono contribuire a spostare la pressione dalla fascia plantare e a ridurre la tensione. 5.
Ampio alloggiamento per le dita dei piedi. Le dita dei piedi devono avere lo spazio per allargarsi naturalmente senza essere costrette, il che contribuisce all'equilibrio e al comfort. 6. Soletta di sostegno o ortesi. Molte persone affette da fascite plantare traggono beneficio da plantari personalizzati o da banco, progettati per fornire un ulteriore supporto all'arco plantare e al tallone. Nei casi di dolore più importante o non responsivo, si può considerare un'infiltrazione di cortisone. Cosa devo aspettarmi da un'iniezione di cortisone? Le iniezioni di cortisone per la fascite plantare sono tipicamente somministrate da un medico. Queste sono le fasi di un'iniezione di cortisone per la fascite plantare. Valutazione del paziente. Il medico valuta la gravità della fascite plantare e se altri trattamenti, come la fisioterapia, il riposo, le ortesi o i farmaci antinfiammatori, non hanno avuto successo. Si possono utilizzare strumenti di diagnostica per immagini, come gli ultrasuoni, per identificare con precisione l'area infiammata e guidare l'iniezione. Preparazione. Il piede viene pulito e sterilizzato per ridurre il rischio di infezione nel sito di iniezione. Tecnica di iniezione. Utilizzando un piccolo ago, il medico inietta il cortisone direttamente nell'area dolorosa del tallone, spesso mirando al punto in cui la fascia plantare si attacca all'osso del tallone. Trattamento post-iniezione. Dopo l'iniezione, si consiglia al paziente di riposare il piede per un giorno o due. Si può camminare leggermente, ma le attività ad alto impatto devono essere evitate per circa una settimana. Alcuni pazienti possono avvertire un temporaneo aumento del dolore dopo l'iniezione, che di solito si attenua nel giro di pochi giorni. L'applicazione di ghiaccio sul piede può aiutare a ridurre l'infiammazione e il disagio dopo l'iniezione. Può essere fissato un appuntamento di controllo per monitorare i progressi, a distanza di 1 o 2 settimane. Le iniezioni di cortisone sono generalmente efficaci per fornire un sollievo dal dolore a breve termine per la fascite plantare, anche se non sempre affrontano la causa sottostante. Sebbene molti pazienti provino sollievo per settimane o addirittura mesi, il trattamento viene spesso combinato con altri trattamenti, come la fisioterapia e le ortesi, per una soluzione più permanente. I medici di solito limitano le iniezioni di cortisone a non più di 3 o 4 volte l'anno a causa del rischio di complicazioni. Quali sono i rischi delle iniezioni di cortisone? Atrofia del cuscinetto adiposo. Ripetute iniezioni di cortisone possono causare l'assottigliamento del cuscinetto adiposo del tallone, con conseguente diminuzione dell'ammortizzazione e aumento del dolore nel tempo. Rottura della fascia plantare. Esiste un piccolo rischio di rottura della fascia plantare, che può peggiorare la condizione e portare a problemi più a lungo termine. Infezione. Come per ogni iniezione, esiste il rischio di infezione nel sito di iniezione, anche se è raro se si seguono le procedure di sterilizzazione corrette. Danno ai tendini. Un posizionamento errato dell'iniezione potrebbe causare danni ai tendini circostanti o ad altre strutture del piede. Esistono delle alternative alle iniezioni di cortisone? Terapia con plasma ricco di piastrine, PRP. Il PRP consiste nell'iniettare una concentrazione di piastrine nell'area interessata per promuovere la guarigione. Il PRP si ottiene dal proprio sangue e viene utilizzato per patologie come tendiniti, artriti e lesioni dei tessuti molli. Scoprite di più guardando il video attraverso il link nella descrizione. Proloterapia. Consiste nell'iniettare un irritante, spesso una soluzione zuccherina, nell'area dolorosa per stimolare la risposta di guarigione dell'organismo, in particolare per i problemi ai legamenti e ai tendini. Agopuntura. L'agopuntura può alleviare il dolore stimolando punti specifici del corpo.
Quando si deve prendere in considerazione un intervento chirurgico? L'intervento chirurgico per la fascite plantare è generalmente considerato l'ultima risorsa e viene consigliato solo se i trattamenti conservativi non sono riusciti a dare sollievo dopo 6-12 mesi. In cosa consiste l'operazione? Ci sono diversi tipi di intervento chirurgico ed il medico suggerirà l'opzione migliore, caso per caso. Tra i principali tipi di operazione troviamo: taglio della fascia plantare. Questa procedura prevede il taglio di una parte della fascia plantare per alleviare la tensione e l'infiammazione. Questo intervento può essere eseguito attraverso una piccola incisione, circa 3 cm, per accedere e rilasciare la fascia o attraverso una tecnica mini-invasiva in cui vengono utilizzate incisioni più piccole e una telecamera per rilasciare la fascia. Liberazione della porzione superficiale del gastrocnemio. Se i muscoli tesi del polpaccio contribuiscono alla fascite plantare, l'allungamento chirurgico di questo muscolo può contribuire a ridurre la tensione sulla fascia plantare. Recupero dopo l'intervento chirurgico. Per i primi giorni, potrebbe essere necessario utilizzare stampelle o uno stivaletto per proteggere il piede ed evitare di appesantirlo. Ricordate di riposare, elevare il piede e applicare del ghiaccio per ridurre il gonfiore. In questo periodo è bene evitare di stare in piedi per lunghi periodi o di camminare per lunghi tratti. La terapia fisica è spesso consigliata dopo l'intervento per ripristinare la forza e la flessibilità del piede e di solito viene iniziata circa 2 settimane dopo l'intervento per ripristinare la forza, la flessibilità e la funzionalità del piede. È possibile riprendere le attività quotidiane leggere, ma è necessario continuare a evitare esercizi faticosi o lunghe passeggiate fino a quando non si riceve l'autorizzazione dal medico. La guarigione completa e il ritorno alle normali attività, compresa la deambulazione su lunghe distanze o le attività più faticose, richiedono solitamente dai 3 ai 6 mesi. Rischi legati all'intervento. Come per qualsiasi intervento chirurgico, esistono rischi come infezioni, danni ai nervi e dolore continuo. C'è anche la possibilità di un'alterazione della meccanica del piede, che potrebbe portare a problemi in altre parti del piede o del corpo. L'intervento chirurgico è generalmente molto efficace, ma la maggior parte dei medici raccomanda di provare prima tutti i trattamenti conservativi a causa dei potenziali rischi e del lungo periodo di recupero. Grazie per iscrivervi al canale e condividerne i contenuti.